tassello importante per quanto riguarda la circolazione e la viabilità, è un tassello molto importante per quanto riguarda la vocazione turistica della nostra città, perché oggi siamo qua, inauguriamo questa splendida passerella che è stata fatta da Ferrovie dello Stato, che collegherà direttamente con un servizio di AMT l'aeroporto, un aeroporto che sta crescendo con dei numeri particolarmente importanti. Tra l'altro noi siamo una city airport, nel senso la città con l'aeroporto all'interno della città, in questa maniera è veramente collegato in maniera perfetta. Continuano gli investimenti intorno al nostro aeroporto, che è cresciuto, come sapete, l'anno scorso prima in Italia, che continua a crescere, anche i dati di aprile ci confermano un'ulteriore crescita sull'anno scorso, già anno record. Questa passerella consentirà di utilizzare da tutta la regione il treno per arrivare alle principali stazioni hub, poi alla stazione di Sestri, attraverso il collegamento con la navetta arrivare direttamente all'aerostazione. Questo chiude il cerchio con la raggiungibilità del nostro scalo aeroportuale. Questa è un'iniziativa che a valle poi del 14 di agosto con il nostro amministratore delegato abbiamo voluto fortemente perseguire e in tempi rapidi per poter contribuire un po' al miglioramento dell'assetto viario di questa della zona del Ponente, ecco, e quindi ce l'abbiamo messa tutta e devo dire che c'è stata anche una forte sinergia con tutte le amministrazioni, con tutti gli enti locali per poter accelerare i tempi autorizzativi e quant'altro, che ci hanno consentito poi di avviare i lavori e in 6 mesi di realizzare questa passerella che avvicina il treno all'aerostazione. Siamo qui oggi per l'avvio del Flybus, il nuovo servizio che collega questa splendida passerella con l'aeroporto. Questa navetta, quindi è una nuova navetta, un nuovo servizio, ha un tempo da qui all'aeroporto di 5 minuti, quindi praticamente istantaneo, ci sarà ogni volta ogni quarto d'ora, quindi un servizio direi anche con un'ottima cadenza, quindi mi sembra che per la città questo di oggi sia un ottimo risultato. È stato un lavoro veramente di grande squadra, perché ci sono state le ferrovie, c'è stata la regione, c'è stata MT, ci sono stati tutti i nostri tecnici che hanno lavorato, c'è stato l'aeroporto, ora dovremo cercare di rendere anche un pochino più aggreabile proprio l'arrivo di questa passerella. Comunque diciamo un passo avanti, la passerella ovviamente è raggiungibile, utilizzabile, fruibile per persone con disabilità di tipo motorio, ci stiamo muovendo in un'ottica veramente di una città che sa accogliere con un occhio veramente anche all'eliminazione delle barriere.